Qui noi ci troviamo presso i pozzi di Contrada Fiumara. Come vedete sono questi considerati siti sensibili dalla prefettura, ma sono in uno stato di abbandono. Il mio auspicio è che la prossima amministrazione possa seriamente attenzionare questi luoghi, questi siti, perché sono in una situazione di degrado, ma di sporcizia, ma non solo. Sono pure accessibili a tutti e significa che una persona potrebbe venire qui e sterminare un'intera comunità inquinando l'acqua. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Ci sono appena due lucchetti che dividono questi pozzi, diciamo, per quanto riguarda l'accesso a una persona. Chiedo semplicemente un impegno serio e concreto. L'acqua è un dono che va comunque difeso. L'acqua più che altro deve essere controllata dall'ARPA in qualità di organo di controllo dell'ambiente. Dovrebbe venire anche qua e sollecitare l'amministrazione comunale. Il mio auspicio è quello veramente di lavorare in maniera seria e concreta su tutti i pozzi di Mazza del Vallo, perché come questo, diciamo, di Contrada Fiumara, sono tanti altri pozzi non sono abbandono. Chiediamo anche la vigilanza, la sicurezza, dovrebbe essere qua la videosorveglianza. Ecco, questo chiediamo al prossimo sindaco della città: mettere la videosorveglianza in questi siti sensibili, perché non è possibile che non sono monitorati. E io chiedo veramente un impegno serio e concreto agli organi preposti, quindi l'ARPA deve intervenire non solo per analizzare l'acqua. Mi ricordo in passato si è indetta una commissione speciale per il controllo dell'acqua, tra l'altro ogni mese si dovevano pubblicare comunque le analisi delle acque, e questo dal sito del comune si evince che non è mai accaduto. Quindi il mio auspicio è quello di fare chiarezza e trasparenza, ma nell'interesse di tutti, nell'interesse della comunità e oltre alla collettività. Miglioriamo la qualità della salute nostra per migliorare la qualità della vita di questa città. Questo chiede e questo vuole Francesco Foggia, ma lo chiedono in tanti mazzaresi. Già in passato ci sono stati diversi comunicati stampa, anche dal centro studio La Voce, ma non solo. La classe politica dovrebbe intervenire in maniera seria e concreta. Tutti i 24 consiglieri comunali che comunque recupereranno questo ruolo, tutti gli assessori, tutta la giunta e naturalmente tutti i tecnici devono lavorare per monitorare questo importante territorio, che è un sito importante. Qua siamo vicino al popoloso quartiere di Mazara 2 e abbiamo la zona di miscelamento. Anche questo è un altro sito sensibile dove viene distribuita l'acqua, e vediamo che anche questo cancello è chiuso semplicemente con una fascetta. Se questa è sicurezza, ditemelo voi. Quindi io invito, non solo, guardiamo anche la struttura, è abbastanza, diciamo, erosa, mancano pure le finestre, e allora dobbiamo lavorare in maniera seria e concreta. In questi anni non si è fatto nulla per migliorare la qualità anche strutturale dove viene garantito questo servizio, e allora dobbiamo lavorare in maniera seria, e noi tutti, rappresentanti politici, siamo responsabili anche di queste opere pubbliche non realizzate. Da questo momento in poi mi sembra opportuno di fare sul serio con la prossima amministrazione comunale che verrà, perché sono convinto che molte cose possono cambiare in questa città nel migliorare soprattutto la qualità dell'ambiente. Abbiamo visto poco fa alcune immagini di Ethernet abbandonati su queste campagne. L'obiettivo è sempre quello di migliorare e di monitorare questo territorio. Lo dobbiamo fare tutti insieme, lo chiedo anche a voi cittadini mazzaresi, con una grande collaborazione, perché non si abbandonano questi sfabbriciti e amianto in mezzo alle campagne. Allora mi rivolgo a tutti voi, cerchiamo di lavorare in maniera seria e concreta, iniziando a prenderci cura dell'acqua, ma soprattutto a prenderci cura di tutto l'ambiente che ci circonda, perché Mazara non è mia, Mazara è nostra.